Il contratto di fiume è una forma di coinvolgimento della popolazione assolutamente positiva. Sono esperienze che vale la pena sostenere, sono esperienze che vanno nella linea di uno sviluppo anche turistico, ma complessivo della comunità e del territorio, che è una linea moderna. È una linea che piace molto anche ai turisti stranieri, per quello che noi riusciamo a recepire dalle customer satisfaction che facciamo. In particolare questo territorio, quello del contratto di fiume del fiume Serra, è un territorio che sembrerebbe disegnato ad hoc per dei percorsi bike, dei percorsi mountain bike, per il trekking, e soprattutto per una presenza di turisti non invasivi, non rumorosi, ma una presenza, penso sempre agli stranieri che amano la bicicletta, amano l'e-bike, una presenza concentrata in quelle stagioni che per noi sono per ora marginali, ma che per loro sono sostanzialmente estate. Abbiamo olandesi, danesi, lussemburghesi che vengono, e vengono a marzo, e per loro trovano una temperatura assolutamente godibile. Ecco, io credo che sia proprio importante lavorare con queste tipologie di intervento per costruire delle nicchie turistiche non invasive. Il turismo deve essere sostenibile. Se noi puntassimo a portare masse di persone qui, secondo me sbaglieremmo, snatureremmo la natura della comunità e daremmo anche un'immagine falsa. La dimensione qui è una dimensione umana, e questa esperienza la concentra, la valorizza e la promuove.